Cosa c'è di comune adesso rispetto a un anno fa? Esattamente la fragilità del sistema energetico nel suo complesso, che è fatta dalla fragilità nell'approvvigionamento delle risorse fossili, a cominciare dal gas, ma che è fatta anche della fragilità intrinseca che hanno le fonti rinnovabili in termini di disponibilità della loro materia prima naturale essenziale. Converrebbe avere solo LNG? Attenzione! Spostarsi sulla parte LNG significa entrare in un mercato globale in cui i paesi fornitori non sono tantissimi e quelli che consideriamo stabili sotto diversi punti di vista come Stati Uniti e Australia sono molto lontani e hanno delle loro politiche energetiche. Quindi ci vuole, come diceva, come ricordava prima Descalzi, l'associazione all'incremento della capacità di rigassificazione con anche dei contratti di fornitura solidi e duraturi. Ci saranno solo il 15% di 169 miliardi come dati del CDG. Stiamo utilizzando in modo estremamente flessibile tutta la capacità a breve termine che ogni giorno, ogni settimana, ogni mese pubblichiamo, ogni trimestre pubblichiamo sulla piattaforma Prisma. Abbiamo dei prodotti interessanti perché il gas non è trasportato semplicemente da est verso ovest, alimentando i mercati che le dicevo, ma anche perché abbiamo dei prodotti commerciali che in modo interrompibile e virtuale trasportano anche il gas dall'Italia verso la Grecia e la Bulgaria, il commercial reverse flow. Questo ha permesso ad esempio alla Grecia di stoccare il gas in Italia lo scorso anno. Quindi c'è una logica estremamente flessibile, riusciamo a trasportare virtualmente del gas dalla Grecia verso l'Italia. Quindi abbiamo un'infrastruttura che viene usata in modo estremamente flessibile e questo continuerà nel proseguio. Siamo ancora in linea, abbiamo già trasportato in questi primi 9 mesi 7 miliardi di gas in Italia, 9 in Europa. C'è stata, come si diceva prima, una leggera riduzione dei consumi in Italia, siamo sul 15% negli ultimi mesi, dovuta alla termica che è altamente favorevole, dovuta al fatto che c'è dell'efficienza energetica e la produzione industriale si è un po' ridotta, anche se a settembre è un po' migliorata. Questo contribuisce anche alla competitività dell'Italia, all'allineamento del PSV, il mercato italiano, al TTF, come diceva prima l'amministratore Descalzi. Ecco, come diceva Venier, è importante che l'Italia oggi abbia ulteriormente diversificato. È anche importante pensare che i pipeline che hanno connessioni punto a punto e contratti a lungo termine rappresentano un'affidabile soluzione.